Claudio Borghi, un importante appuntamento qui a Padova, tantissima gente chiede risposte sull'euro. No, sono commosso veramente di vedere la partecipazione della gente, mi conforta, mi dice che siamo sulla strada giusta, mi dice che anche quando si parla di cose scomode, vale a dire di economia, di moneta, se c'è la voglia di capire, allora vuol dire che siamo al primo punto per vincere la battaglia. È quando si è sordi, è quando si è vittima dei luoghi comuni che non si riesce a proseguire. Se c'è la voglia di capire, siamo già molto avanti. Matteo Renzi ha avuto un incontro con Barroso in questi giorni a Bruxelles. Lei come commenta questo colloquio? Sono assolutamente allineati contro gli interessi italiani in questo momento ed è una cosa inspiegabile, specialmente i partiti di sinistra, credo per non voler ammettere l'errore terribile. Può anche essere umano, a un certo punto uno dice, certa gente anche fatica ad ammettere di aver sbagliato strada, figurarsi dire di aver sbagliato la gestione di un continente per 20 anni, probabilmente si spera nel miracolo. Le possibilità sono due, o Matteo Renzi o spera nel miracolo o è malafede. Mi auguro che speri nel miracolo, però in ogni caso il miracolo non ci sarà perché l'economia gli è contro.